a domani. Perché non volete far gravare un po' di pressione? Mettiamo che il Milan resti in corsa. La pressione ce l'avrà, come si è sempre detto, la Juventus ce l'avrà il Milan. Pensa se venisse fuori un quarto di finale Milan-Juve, che po' di pressione. Va tenuto conto anche di questo aspetto. Che meraviglia. Cioè, non è in più, aggiungo che il Milan ha gli scontri diretti sia con Juve che con Napoli. E deve giocarsi. Che potrebbero essere punti tolti anche allora, a questa rincorsa del Milan. Forse incomincia davvero a essere meno due la Champions, come dice Ubaldo. Meno due no, ma meno tre. I numeri dicono, per te dici sempre Milan. I numeri dicono meno tre. Poi il Milan ha fatto una rimonta eccezionale. Sono meno tre, però quando tu dici meno tre saresti pari. No? Invece guarda, in realtà se il Milan specialmente passasse nel Barcellona, cosa abbastanza penso probabile, al di là delle, poi della rimontata e tutte le robe, vincere aiuta a vincere in questa fase del campionato. Guardate il famoso l'Inter di Mourinho del triplete, cioè tutti, vinceva sempre magari il fiatone, una lingua di fuori, però vinceva tutte le volte, quando c'era bisogno di vincere. Il Milan, se credo abbia bisogno di vincere, vince, anche perché il Milan ha questo atteggiamento, cioè domani a Barcellona non credo vada a fare lì con la spada sguainata a fare avanti Savoia il settimo cavalleggeri, anzi metti i cavalli di Frisia, metti cavalli di Frisia, scava le trincee, cioè prima il Barcellona faccia un gol si arriva all'85esimo, cioè quindi, no, beh, insomma l'attacco, gli manca Balotelli poi, che non può mettere, manca, quindi deve giocare tutto indietro. Insomma, e poi c'è da dire anche che il Barcellona in casa un golletto lo prende sempre. Sì. Però, e riparto da Simone, tutta questa analisi che noi stiamo cercando di fare non vorrei che facesse passare sotto silenzio il momento della Fiorentina, cioè noi abbiamo ipotizzato tutta una serie di situazioni che riguardano le altre. Ma la Fiorentina fa corsa innanzitutto su se stessa, perché se va avanti come ieri sera, dovendo andare avanti come ieri sera, no Simo? No, la Fiorentina ha fatto una gran partita ieri sera, però la Fiorentina non ha per il momento la continuità necessaria per arrivare a un obiettivo importante come il terzo posto. Perché ora la serie positiva della Fiorentina è di due partite, già la prossima contro il Genoa è una partita che sulla carta sono tre punti, sono, però nella personalissima tabella non lo è affatto, di Ubaldo Scanagatta fa tre punti. No, Genoa, sì, contro il Genoa si faceva tre punti perché casa si doveva vincere quasi sempre e mi ero tenuto invece meno ottimista nei match contro il Milan contro la Roma perché obiettivamente è più difficile, però gli altri quando una squadra ha fatto 33 punti bisogna aspettarsi che continui a vincere. Continuità che lui dice non c'è, in casa c'è. In casa sì c'è, però se non vinci le partite fuori, perché pareggiare fuori non conta, ormai con i tre punti in questo momento del campionato il pareggio fuori casa è come una sconfitta. Io credo che la Fiorentina debba mettersi come obiettivo 70 punti. Se 70 punti non bastano per andare in Champions, bisogna comunque applaudire la Fiorentina. Esatto. E chi andrà ce n'è 30, in Champions anch'io ho fatto questo conto. Con più di 70 ce n'è 30, punti. Se gli va bene fa 20, Giorgio, è un bel fare. Ne ha fatti 35 nel girone d'andata, ne con fa altrettanti vittorie, nel ritorno. Ha fatti 16 in questa parte. Ha fatti 13 soli, 13 purtroppo, per la Fiorentina solo 13. Però dico, cosa puoi dire a una squadra che ha fatto 70 punti e non si qualifica per la Champions? Gli altri sono stati meglio. Che sono stati troppo più forti gli altri. Oppure che per sono essere stati il primo anno del New Deal Fiorentina. Direi che 70 punti sia veramente. Ecco, non so se riuscirà a arrivare a 70 perché i punti persi per strada sono tanti. Allora, caro Alessandro, c'è una domanda per te di Fulvio. Non facciamo passare questa vittoria per dire che in attacco va bene così. Perché non è vero? Manca una punta di alto livello oppure rimane un miraggio? Per me? Sì, parla di Fiorentina. La punta di alto livello? Non parla di Inter, allora, parla di la punta di alto livello mi sembra sia nell'armadio, insomma, no? C'è il mio cugino Rossi che appunto è pronto per l'anno prossimo. Quest'anno ormai la Fiorentina va a far senza, ma io mi ricordo qui quando dicevamo c'era una partita in cui sarebbe mancato Jovetic, sarebbe mancato per un, e c'era il dibattito se Jovetic era così fondamentale per la Fiorentina. Io fui il primo a dire no, secondo me la Fiorentina non ha un problema Jovetic, perché il gioco della Fiorentina
appunto è un po' barcellonizzato, tira poco in porta, ha bisogno, ma quando tira tira abbastanza a colpo sicuro, e non è fondamentale l'ariete, tant'è che spesso gioca Toni, ma anche no, cioè nel senso non è che sia così fondamentale proprio per il tipo di gioco che fa, anche a girante, anche di inserimenti eccetera. Quindi la grande punta è chiaro, ormai la Fiorentina quest'anno, e sono convinto, la penso come lui, che se fa 70 punti è un bel risultato. È chiaro che la Fiorentina con 70 punti è un campionatone, l'Inter con 70 punti è una delusione, no? Quindi cioè, dipende sempre anche dalle ambizioni, dalle prospettive, dalle ambizioni. Cosa ha detto Moratti più tardi? Sì. E quindi per dire, quindi è chiaro, però secondo me la Fiorentina l'anno prossimo, se resta Montella, l'impianto di squadra è questa. Perché secondo me se resta? Ma non lo so, perché alla fine sai, quando uno fa bene in Italia e all'estero il mercato è grande, insomma. Subito, no? Così? Io credo che Montella debba ancora diventare un allenatore, perché oggi in Italia credo ci siano due allenatori, uno è Conte e uno è Allegri, perché gli altri, Guidolini è un bravissimo allenatore, ma credo abbia vinto una Coppa Italia con il Vicenza, se non sbaglio, no? E basta. Poi chi c'è? Insomma, Mazzarri, anche lui sì, ha vinto una Supercoppa un po' sgraffignandola con la Juventus. Il ragazzino che è sulla panchina dell'Inter. Il ragazzino ha vinto la come si chiama, la Next Generation. No, no? Siccome vedo che te lo stavi dimenticando, allora no, te lo ricordavo. No, no, ma io dico quelli che hanno fatto qualcosa, non dico quelli che non hanno fatto niente. Io dico tolti Conte e Allegri. E pensa che era partito facendo un complimento alla Juve, pensa se fosse partito come no, voleva. Cioè, capito? Quindi dicevo, quelli che hanno fatto qualcosa sono questi nella loro carriera, degli allenatori che c'è oggi, no? Mazzarri, cioè, comunque ha una carriera, sì, ha salvato la regina. Sì, fantastico, ma non ha mai vinto niente. Beh, non ha mai avuto neanche una grande squadra. Appunto, ma il problema è anche questo, cioè dove arrivi e dove fai. Cioè, Montella ha fatto benissimo al Catania, meno bene a Roma.